Salve a tutti, amici di Roccaraso, e la saluto di Paolo Minucci a nome dell'Agenzia Promozione Spettacoli. È davvero un piacere essere qui per presentare una delle tante serate itineranti del 48esimo concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico, un concorso di bellezza che ha portato fortuna a tante ragazze che si sono affermate nel campo della moda, della televisione e dello spettacolo, e ci auguriamo che possiamo continuare a farlo anche in questa edizione. Vedremo le nostre ragazze nelle canoniche uscite con l'abito elegante, con il costume personale, quindi con il proprio bikini e con il body olimpionico della Falcone Dolciaria, divisa ufficiale del concorso di Miss Adriatico. Però io vorrei subito salutare da subito l'amministrazione comunale di Roccaraso, che ha fortemente voluto che questo spettacolo si organizzasse proprio qui, tra tanta gente, tra tanti turisti provenienti da ogni parte d'Italia e anche fuori dai confini nazionali. Pertanto un grande applauso per il comune di Roccaraso. E allora, sarà davvero una bella serata, impreziosita anche da cantanti di un certo lignaggio artistico, reduci da esperienze sanremesi, giovani talentuosi che daranno il loro contributo per la riuscita della manifestazione. E voi del pubblico, che siete sempre più numerosi, avrete un compito determinante, decisivo, perché noi di Miss Adriatico usiamo l'applausometro, che è un indice nazional popolare per indicare il vostro gradimento nei confronti delle concorrenti in gara. Un indice di gradimento espresso attraverso il vostro scrosciante battimani, che sarà tenuto nella dovuta considerazione dalla nostra giuria, che è posizionata e che tra poco andrò a presentare. Però, come vuole tradizione, iniziamo con la sigla ufficiale del concorso di Miss Adriatico nella sua 48esima edizione, interpretata dal vincitore nazionale nonché presentatore di tante iniziative di successo, Maurizio Tocco, ed alcune finaliste del concorso di bellezza che ci apprestiamo a seguire. Signore e signori, a tutti buona serata e buon divertimento. Inizia ufficialmente la serata di Miss Adriatico Roccaraso. E se ci penso un po' mi tiro su, ma in quella storia non ci credo più. Tanto di me tu non saprai più niente, e se ti va puoi chiedere alla gente. Sabato sera sono ancora solo, e questa volta giuro te lo scrivo. E intanto passa il tempo e sono anni che io non faccio altro che pensarti. Ho il cuore fuori di testa, e nella testa senti il rumore. Testa, testa, cuore, cuore. Sembra proprio come una canzone, che se l'ascolti è come l'impressione che l'hai cercata dentro quell'amore, ma di normale non aveva niente. Sono troppe note a chi purtroppo mente. E quante volte io ti ho detto testa, tu troppe volte mi hai risposto cuore. Ma quante volte abbiamo fatto l'amore e poi ci siamo ritrovati a cadere in questa storia. Passami un bicchiere, che se prendiamo ci fa solo bene. Ho nella testa un cuore da dimenticare, da dimenticare. E se ci penso poi mi butto giù, ma tanto non te lo farò vedere, perché sarai vivendo un'altra storia. Ma tanto so come sarà il finale. Indietro sai che non si può tornare. Non ridormai da troppe settimane. Anche la rabbia ha smesso di suonare, non manda più la prima posizione. Ho il cuore fuori di testa, e nella testa senti il rumore. Testa, testa, cuore, cuore. Sembra proprio come una canzone, che se l'ascolti è come l'impressione che l'hai cercata dentro quell'amore, ma di normale non aveva niente. Sono troppe note a chi purtroppo mente. E quante volte io ti ho detto testa, tu troppe volte mi hai risposto cuore. Ma quante volte abbiamo fatto l'amore e poi ci siamo ritrovati a cadere in questa storia. Passami un bicchiere, che se prendiamo ci fa solo bene. Ho nella testa un cuore da dimenticare, da dimenticare. Da troppi giorni resto qui a pensare, il tuo pensiero arriva a farmi male. E credo sempre all'ultima occasione, rimango fermo qui senza parole. Allora testa, testa, cuore, cuore, ti cerco sempre dentro un altro amore. Ma nella testa un cuore da dimenticare.
ti ho detto testa, tu troppe volte mi hai risposto cuore, ma quante volte abbiamo fatto l'amore e poi ci siamo ritrovati a cadere. In questa storia passami un bicchiere, che se prendiamo ci fa solo bene. Uno nella testa, un cuore da dimenticare, da dimenticare. Buonasera a tutti, le ragazze di Miss Adriatico, Paolo Minnucci. Grazie Paolo. Maurizio Tocco, che bravo e che belle le nostre ragazze. Ancora un saluto caloroso da parte mia, da parte di tutta l'organizzazione del concorso di Miss Adriatico, l'unico concorso nel settore moda riconosciuto e patrocinato ufficialmente dal Consiglio regionale d'Abruzzo. Da questa manifestazione sono usciti nomi importanti nel settore della moda internazionale. Io in genere ne cito due ragazze su tutte. Diana Aksenova, ragazza di origini russe ma nata è cresciuta proprio in Italia, a Montesilvano, che è una ragazza inserita nella fascia delle A, delle top A, vale a dire quelle 30 ragazze a cui attingono le principali griff della moda a livello nazionale ed internazionale. Ebbene, Diana Aksenova, che ha firmato anche copertine di riviste di alta moda, è uscita proprio dalle selezioni di Miss Adriatico, così come ha fatto anche Angela Costigliola, per 16 anni modella, indossatrice e professionista della Jenny International. Ha calcato passerelle prestigiose come quelle di Milano, Parigi, New York, ma poi potrei fare anche tantissimi esempi di ragazze che hanno preso parte a trasmissioni televisive di successo, come Camilla De Berardinis nell'ultima edizione della Pupa e il Secchione. Potrei citare Gaia Ciferni, altra vincitrice di Miss Adriatico, protagonista dell'ultima serie di Temptation Island. Insomma, tante ragazze che si sono affermate. Auguriamo anche alle ragazze che tra poco vedremo in passerella, ma anche a coloro che seguiranno il tour, perché di qui alla fine ci saranno altre manifestazioni in altre città della nostra regione per potersi mettere in mostra, per poter mettere in mostra, in evidenza le loro peculiarità, le loro potenzialità. Però questa sera a Roccaraso, ospiti dell'amministrazione comunale, che vorrei ringraziare pubblicamente, vorrei ringraziare anche Massimo Di Francesco, un grande personaggio del mondo dello spettacolo, che ha fortemente voluto che questa iniziativa si svolgesse qui a Roccaraso. Tra poco, mi auguro, lo possiamo avere anche come premiatore d'eccezione. Dicevo, questa sera apriamo all'insegna della moda e allora abbiamo scelto una boutique che molti di voi conoscono già alla perfezione, che esprime un abbigliamento di qualità assoluta. Mi riferisco a Essia Boutique. E allora abbiamo un applauso, ci vuole, è doveroso, perché abbiamo visto dei capi davvero eccezionali. Sfilano capi di alta moda con alcune delle finaliste di Miss Adriatico, capi firmati Missoni, Cervino, Don Dapp, Regina, Five Progress ed ancora Ralph Lauren. Insomma, davvero tanti capi importanti per una realtà del settore abbigliamento che trovate non solo a Roccaraso ma anche a Pesco Costanzo e a Castel di Sangro. E allora vediamo cosa abbiamo selezionato per l'occasione, capi davvero esclusivi da ammirare davanti alle nostre telecamere. Momento moda firmato Essia Boutique. Applausi per la prima proposta firmata Essia Boutique. Momenti di moda a Roccaraso, continuiamoli a viverli davvero in prima persona con l'applauso del numeroso pubblico presente in piazza Giovanni Leone. Per serate e momenti particolari, Essia Boutique. Capi firmati Missoni, Cervino, Don Dapp, Regina, Five Progress, Ralph Lauren. E proseguiamo gli applausi con altre protagoniste di Miss Adriatico che tra poco vedremo all'opera.
Il sottofondo musicale è curato da Marco Corneli, le riprese televisive coordinate da Leo Di Blasio. E gli applausi che nascono davvero in maniera spontanea. Momenti di alta moda a Roccaraso in Piazza Giovanni Leone. Altre proposte esclusive firmate Asia Boutique. Questa sera indossatrici d'eccezione, le protagoniste del tour 2024 del concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico. Belle ragazze, capi eccezionali per una serata davvero speciale. Asia Boutique la potrete trovare non solo a Roccaraso ma anche a Pesco Costanzo e a Castel di Sangro. Sono davvero molto emozionate, pensate che sono alla loro prima stagione in passerella queste ragazze, e sfilare davanti alle telecamere, davanti a tanta gente, non è mai così semplice come sembrerebbe. Momenti di moda firmati Asia Boutique. Non abbiate timori ad applaudire, perché gli applausi servono per dare la giusta carica alle nostre ragazze, si diceva, molte delle quali sono al loro esordio in passerella. Proposta conclusiva di questo interessante e gustoso défilé di moda
con la modella che abbiamo in passerella in questo momento. Eccola. Bene, bene. E se questo defilé di moda è stato di vostro gradimento, fatelo anche capire con un grande scrosciante battimani. E allora, la protagonista, la titolare di Asia Boutique, la invitiamo subito al centro del proscenio. Eccola la signora, un forte applauso anche a lei, elegantissima, mentre facciamo uscire con questi capi eccezionali le ragazze che hanno movimentato e impreziosito questo angolo moda oggi a Roccaraso. Eccole qua, l'applauso del numeroso pubblico presente. Signora, davvero complimenti. Grazie, grazie al pubblico e grazie a tutti, vi aspettiamo in boutique. Benissimo, e così salutiamo le nostre ragazze, salutiamo la signora Asia, la titolare di questa boutique che fa onore davvero alla città di Roccaraso. D'altra parte è un punto di riferimento obbligato, davvero chi vuol vestire alla moda, ma soprattutto seguendo anche le mode e vestendosi con professionalità, conosce ormai alla perfezione Asia Boutique. Bene, bene, vado subito a presentarla la giuria. La giuria che viene composta dal dottor Roberto Migliaccio. Un grande applauso al dottor Roberto Migliaccio. Abbiamo un maestro di sci, d'altra parte Roccaraso è l'immagine dello sci nella nostra regione, ma anche a livello nazionale. Il maestro Francesco Silvestri. E poi ancora un libero professionista, Dario Valentini. In giuria abbiamo due cantanti, due artiste del Festival della Melodia che tra poco seguiremo, tra poco ascolteremo. Si tratta di Giuliana Marinelli, che proprio ieri sera ha vinto la tappa del Festival della Melodia a Villa Santa Maria, nella patria dei cuochi, con un brano che tra poco ci farà ascoltare, un brano davvero celeberrimo, Sei bellissima, di Loredana Bertè. E poi abbiamo l'ambasciatrice della buona musica italiana nel mondo. Ha visitato tante comunità abruzzesi all'estero, negli Stati Uniti, in Venezuela, in Canada. Lei è Anna Rosini. Bene, a loro abbiamo consegnato questa scheda di votazione per l'espressione del doppio voto. Le fasce e i titoli che andremo ad assegnare. Avremo la fascia di Miss Bellezza Laila, la qualità del make-up, questa grande azienda che si trova a Milano e che produce davvero cosmetici di eccezionale valore. Avremo anche la fascia di Miss Pastificio Rustichella d'Abruzzo, pastificio artigianale abruzzese dal 1924, quindi un pastificio che ha festeggiato un secolo di vita. E poi ancora Miss Vini Lampato, azienda che si trova a Pianella, che produce vini e bollicine di eccellente qualità, azienda pluripremiata a livello nazionale. E poi ancora eleggeremo la Miss Spiedia Rossicini, l'azienda più grande del settore, che si trova a Pescara e che produce gli arrosticini più buoni perché fatti secondo tradizione. Passeremo poi alla conoscenza della Miss Caffè Mocambo, azienda teatina che produce il caffè italiano conosciuto nel mondo. E poi ancora avremo la Miss Intimo Unigross, intimo di qualità e per tutte le età, oltre 300 negozi in tutta Italia, una delle più grandi realtà nel settore dell'intimo. Passeremo alla conoscenza della Miss Acqua e Sapone, articoli per la bellezza personale per la casa, main sponsor del concorso di Miss Adriatico a livello nazionale, fino alla Miss Adriatico Roccaraso, che rappresenterà questo bellissimo centro della provincia dell'Aquila alla finale regionale del concorso prevista il prossimo 27 di agosto presso il porto turistico Marina di Pescara, davvero una bellissima location.
Saluto i genitori delle Miss, genitori, persone fantastiche che stanno seguendo il tour con le loro figlie, persone davvero eccezionali. E allora a questo punto siamo pronti per entrare nel merito della nostra serata. Ad aprire la passerella ufficiale, ovviamente fuori concorso, fuori gara, è la detentrice nazionale del titolo. Ha già preso parte ad uno spot televisivo sulle reti Rai e Mediaset per l'azienda Acqua e Sapone. Ha fatto parte anche di un casting cinematografico con la MG Production di Roma, di Morena Gentile. Signore e signori, ad aprire la passerella nella versione fashion è la detentrice del titolo, Silvia Severo. Complimenti a Silvia Severo, che rivedremo anche nella versione bikini e nella versione con il body olimpionico. Ma veniamo alla gara, alla manifestazione di questa sera a Roccaraso. Ad aprire la concorrente numero uno, eccola qui inquadrata, Alice Patragnone. Vedete, già fasciata, perché già vincitrice di una precedente selezione, questa sera è fuori gara, Giorgia Martinelli. A tutti gli effetti con il numero 3, Perla di Giampaolo, eccola. Stasera con il numero 4 è la volta di Sara Rosati. Emozionatissima, ha bisogno del vostro supporto in termini di applausi. La numero 5, Aurora D'Andrea. Lei è Maria Chiara Di Pillo. Salutiamo anche il fotoreporter ufficiale Eros Di Sabatino.
È il momento della numero 7 che risponde al nome di Ramona Di Fulvio. Passaggio giuria anche per la numero 8, Encheleda Ranzi. Passaggio giuria anche per la numero 9, Vanessa Passeri. La nostra serata prosegue con la numero 10, anche lei fasciata questa sera fuori gara, Michela Rossi. Versione fashion è pronta con il numero 11, Alicia Strugaru. Tutte belle, tutte carine, tutte simpatiche le nostre miss, hanno bisogno solo del vostro applauso. In versione elegante procediamo con la numero 12, lei si chiama Siria Buccella. D'occhio da parte del pubblico e della giuria per la numero 13, Martina De Magistris. Salutare anche gli amici che ci seguono dalle finestre e dai balconi della piazza. Procediamo con la numero 14, anche lei fasciata, fuori gara questa sera, Vanessa Clerico. Passaggio davanti alla commissione per la numero 15, risponde al nome di Marika Salerno. Andare avanti con la nostra sfilata numero 16 per Silvia Rantucci.
arrivato anche il suo momento con il numero 17, Agnese Ruggero. Bene bene, procediamo di gran carriera, numero 18 questa sera per Ludovica Fontana. E davanti al pubblico di Roccaraso un'altra finalista acquisita con il numero 19, Anna Dincecco. Sarà davvero un compito non facile da parte della nostra giuria. Io ne approfitto per salutare la fantastica Over, altra iniziativa riservata alle donne sopra i 35 anni che la nostra agenzia, la promozione spettacoli, porta avanti ormai da un decennio a questa parte. Vale a dire Alessandra Morena, facciamo sentire un grande applauso per lei assieme ad un altro artista che tra poco seguiremo, Jenny Cusopoli. Bene, questa è la nostra giuria. Ma proprio per rivederle tutte quante insieme, io le faccio riuscire, a beneficio soprattutto dei ritardatari che sono arrivati magari in ritardo, eccole qua, le 19 proposte della serata in piazza Giovanni Leone a Roccaraso. Eccole, prego ragazze. Bene, brave, complimenti. Complimenti ragazze. Di più, www.missadriatico.it. Nel frattempo io vado a presentare una grande artista che è vincitrice, è stata vincitrice di diversi contest a livello nazionale. Ha visitato anche tante comunità abruzzesi sparse in ogni angolo del mondo, è stata ribattezzata dalla stampa specializzata ambasciatrice della buona musica italiana nel mondo. Noi abbiamo il piacere di averla ospite questa sera a Roccaraso e io la vado a chiamare davvero con molto piacere. Lei è Anna Rosini. Vieni Anna, vieni. La distogliamo dai compiti della giuria per interpretare uno dei suoi tanti brani di successo, La voce del silenzio. A cantare per voi e per noi è Anna Rosini. Grazie e buonasera a tutti. Volevo stare un po' da sola per pensare, e tu lo sai.
ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morti ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Mi manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Grazie, grazie mille. Prego. Anna Rosini, grazie, grazie. Torna pure sui banchi della giuria perché tra poco inizierà il gioco vero e proprio, in quello che noi abbiamo ribattezzato il gioco più bello e divertente dell'estate, Miss Adriatico. Voi avete già la maglia, qualcuno ha anche la giacca, tra poco però le nostre ragazze usciranno in bikini, quindi meritano davvero il vostro applauso. Voglio vedere se ci sarà l'applauso che tiene presente anche di come sfileranno le nostre concorrenti. E allora, con le coreografie curate da Barbara Di Marco, il sottofondo musicale di Marco Corneli, eccole qua le nostre protagoniste di Miss Adriatico Roccaraso. E naturalmente la nostra passerella si apre con la detentrice del titolo, Silvia Severo, in tutta la sua bellezza.
Bene bene, lei è Silvia Severo, detentrice del titolo di Miss Adriatico. E a questo punto vediamo le concorrenti in gara nella versione tipicamente balneare. Eccole qua le prime proposte che si schierano. Prego ragazze. Iniziamo dalla concorrente numero 1, arriva da Silvi Marina, si chiama Alice Patragnone. Il doppio meccanismo di voto, il primo voto per la bellezza fisica, il secondo per il portamento. Numero 2, questa sera non è in gara, da Cepagatti, Giorgia Martinelli. Lei è già una finalista del nostro concorso edizione 2024. Con il numero 3 da Pianella, Perla di Giampaolo. Ricordiamo che noi usiamo l'applausometro, quindi più applaudirete più darete un segnale alla giuria. Numero 4 arriva da Pescara e si chiama Sara Rosati. Così il primo quartetto vi saluta in questo modo, dalla numero 1 alla numero 4. Eccole qui nella passerella di Piazza Giovanni Leone. Andiamo avanti con la numero 5, da Francavilla al Mare arriva Aurora D'Andrea, eccola qui. Pubblico delle grandi occasioni questa sera a Roccaraso per la tappa regionale di Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Sempre da Francavilla al Mare arriva la numero 6, Maria Chiara Di Pillo. Contrassegnata dal numero 7 in gara, da Letto Manoppello, è la volta di Ramona Di Fulvio. Ma ormai francavillese a tutti gli effetti, la numero 8, Enkelada Ranzi.
Bene, bene. Allora, dalla numero 5 alla numero 8, rivediamole insieme sulla passerella di Roccaraso. Procediamo di gran carriera. Secondo passaggio giuria per la numero 9, che arriva da Loreto a Prutino e si chiama Vanessa Passeri. Dalle Marche, precisamente da Fermo, arriva la numero 10, Michela Rossi. Secondo passaggio giuria anche per la numero 11 da Montesilvano e la volta di Alicia Strugaru. Montesilvano, ma con il numero 12 è il momento di Siria Buccella. In precedenza rivediamo il terzo quartetto delle meraviglie davanti al numeroso pubblico di Roccaraso. Che bello esserci! Numero porta fortuna per antonomasia, il 13, arriva da Pescara Martina De Magistris. Dal capoluogo adriatico, quindi da Pescara, con il numero 14, Vanessa Clerico. Procede velocemente con la numero 15 da Montesilvano, è il momento di Marika Salerno. Andiamo avanti e facciamo la conoscenza anche della numero 16. Arriva da San Buceto di San Giovanni Teatino, Silvia Rantucci.
Ragazze, è ancora il vostro momento, approfittatene, prego. Eccole qua altre simpatiche e interessanti proposte di Miss Adriatico edizione 2024. Bene, e concludiamo con un trio o un terzetto che dir si voglia, iniziando dalla numero 17, anche lei è di Montesilvano e si chiama Agnese Ruggero. Bikini è pronta con il numero 18 dall'Aquila, dal capoluogo di regione, Ludovica Fontana. Questo secondo passaggio giuria con il numero 19 da Pescara, Anna Dincecco. Terzetto vi saluta simpaticamente, saluta il pubblico di Roccaraso con questa passerella. Se vi sono piaciute le nostre ragazze, come lo potete dimostrare? Con l'applauso, il vostro applauso, il vostro forte applauso. Certo, questa sera non ci sono i 30 gradi di qualche giorno fa, quindi fa più fresco, però le vogliamo rivedere tutte quante insieme, le nostre 19 concorrenti, e allora rivediamole pure nel trenino della bellezza firmato Miss Adriatico Tour 2024. Prego ragazze! Ragazze, complimenti anche ai vostri genitori, perché se siete così carine, così simpatiche, così belle, il merito è soprattutto loro e soprattutto dei genitori. Bene bene, a questo punto diamo modo e tempo alle nostre
ragazze, alle nostre concorrenti di cambiarsi, perché tra poco usciranno nel terzo e definitivo passaggio giuria con il body olimpionico della Falcone Dolciaria, industria ormai conosciuta in tutto il mondo, che firma il costume, la divisa ufficiale di Miss Adriatico. Lo fa da 48 anni a questa parte, quindi ormai è una grande famiglia quella della Falcone Dolciaria, che ci segue sempre ogni passo che facciamo. È il momento di un altro artista, anche lui è reduce da tanti successi in manifestazioni nazionali ed internazionali. Recentemente ha vinto il Festival della Melodia, è finalista nazionale del premio Mia Martini, ma vanta davvero tante collaborazioni importanti. È un cantautore di origini partenopee, anche se abruzzese ormai a tutti gli effetti. Lo vado subito a chiamare qui accanto a me, lui è Jenny Cusopoli, un applauso per lui. Ha scritto tante canzoni, tanti brani di successo, ma questa sera proporrà un brano che voleva far ascoltare a tutti i costi agli amici di Roccaraso. Lo vuoi dire tu il brano che tra poco interpreterai? Buonasera a tutti, il brano si chiama Ci sarò. Canta Jenny Cusopoli. Quanta vita esiste in fondo agli occhi tuoi, oltre le distanze e sorrisi che non dai. Se l'amore fosse colorare la realtà, io navigherei oceani anche più in là. Se vuoi, io con te sarò. Se vuoi, io ti porterò. Ci sarò al di là, oltre il cielo e le sue nuvole, e ci sarò al di là, oltre il mondo e le sue regole. Era come un sogno che non hai compreso mai, nascere per caso così pieno già di guai. Se vuoi, io con te sarò. Se vuoi, io ti porterò. Ci sarò al di là, oltre cielo e le sue nuvole, e ci sarò al di là, oltre il mondo e le sue regole. Dove sei? Cosa fai? Dove andrai? Se tu non sei, al di là, oltre il mondo e le sue regole, e ti amerò al di là del deserto e la sua polvere. No, 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 no,
Grazie, grazie, grazie. Senza parole, Jenny Cusopoli. Bene, bene. Cari amici, è arrivato il momento del terzo e definitivo passaggio giuria. Tra poco, sia voi che la giuria, avrete il piacere di rivedere le nostre ragazze con il body olimpionico della Falcone Dolciaria. A quel punto, cari amici della Commissione, potrete o confermare la votazione già espressa o modificarla all'occorrenza. Dipenderà dal vostro insindacabile giudizio. Detto questo, riprendiamo a parlare di bellezze al bagno e lo facciamo con, ovviamente fuori gara, con la detentrice del titolo nazionale di Miss Adriatico in body olimpionico Falcone, Silvia Severo. I was born to be free. Sempre bella, elegante, emozionante la nostra Silvia Severo. E allora torniamo alla gara, torniamo alla competizione in body olimpionico Falcone, le prime due, la numero uno e la numero due, questa sera in piazza a Roccaraso. Eccole! Conosciamo meglio la numero uno, lei si chiama Alice Patragnone, arriva da Silvi Marina, è una studentessa appassionata di musica, di arti grafiche e di danza, aspira a diventare una modella. Inquadrature d'obbligo per Alice Patragnone, concorrente numero uno. E davanti alle nostre telecamere, guidate questa sera da Leo Di Blasio, con il numero 2 da Cepagatti in provincia di Pescara, Giorgia Martinelli, è una studentessa appassionata di musica, di danza classica e moderna. Aspira a diventare un insegnante di scienze motorie. Lei è Giorgia Martinelli, numero 2. Numero 1 e numero 2 nuovamente in passerella. È il vostro momento, prego. È contrassegnata dal numero 3, lei si chiama Perla di Giampaolo, arriva da Pianella in provincia di Pescara, è una studentessa appassionata di palestra, quindi di attività di palestra, di musica e di danze latinoamericane, sogna di diventare una carabiniera. Lei è Perla di Giampaolo, numero 3. Terzo passaggio giuria per Sara Rosati, numero 4 da Pescara. È una studentessa appassionata di palestra e di matematica. Sogna di diventare un ingegnere aerospaziale. Sara Rosati, numero 4. Numero 3, numero 4, nuovamente voi.
prosegue con la numero 5 da Francavilla al Mare, la volta di Aurora D'Andrea. È una studentessa appassionata di arti grafiche, di lettura e di musica, aspira a diventare una giornalista. Lei è Aurora D'Andrea, numero 5. Conosciamo meglio anche la numero 6, che arriva da Francavilla al Mare, si chiama Maria Chiara Di Pillo, è una studentessa appassionata di sport e di pallavolo in modo particolare, pratica le attività di palestra e ascolta musica, sogna di diventare un ingegnere informatico. Maria Chiara Di Pillo, numero 6, eccola qui inquadrata. Numero 5 e numero 6, nuovamente insieme in passerella congiunta. Eccole qua con l'applauso degli amici di Roccaraso. I was born to be free. Andiamo avanti, con il numero 7, troviamo Ramona Di Fulvio da Letto Manoppello in provincia di Pescara. È una studentessa appassionata di musica, di sport e di danza. Sogna di diventare una modella. Lei è Ramona Di Fulvio, numero 7. E in podio olimpionico Falcone è il momento della numero 8 da Francavilla al Mare, Encheleda Ranzi. È una studentessa appassionata di arti grafiche, di calcio e di musica. Aspira a diventare una modella. Encheleda Ranzi, numero 8. Numero 7, numero 8, ancora sotto i riflettori della ribalta. Prego. I was born to be free. Conosciamo ancora meglio la numero 9 che arriva da Loreto a Prutino, si chiama Vanessa Passeri, è una studentessa, pratica le attività di palestra, ama lo sport e la pallavolo in modo particolare, sogna un futuro in campo moda, lei si chiama Vanessa Passeri, è in gara con il numero 9. Terzo passaggio giuria anche per la numero 10, risponde al nome di Michela Rossi, arriva da Fermo, dalle Marche, una studentessa appassionata di musica, di sport e di pallavolo in modo particolare. Vorrebbe diventare qualcuna di importante nel settore dello sport. Michela Rossi, numero 10. E allora numero 9, numero 10 ancora insieme davanti ai nostri fotoreporter guidati questa sera da Eros Di Sabatino. Possibilità di confermare o modificare
le proprie votazioni anche in occasione della passerella della numero 11 da Montesilvano. Alicia Strugaru è una studentessa appassionata di musica e di balli caraibici. Sogna un futuro in campo moda. Inquadrata in questo momento dalle nostre telecamere, Alicia Strugaru, numero 11. Si prosegue celermente, troviamo con il numero 12 da Montesilvano Siria Buccella. È una neolaureata in criminologia, ascolta musica, le piace leggere libri, ma la sua aspirazione è quella di affermarsi nel mondo lavorativo. Eccola qui in passerella la dottoressa Siria Buccella. Ragazze, coordinatevi pure perché è ancora il vostro momento, approfittatene, ricevete l'applauso ma soprattutto l'abbraccio platonico del pubblico di Roccaraso. Quanta bella gente questa sera, che parterre d'eccezione questa sera a Roccaraso, mentre io vado a presentare la numero 13, origini danesi ma pescarese a tutti gli effetti, Martina De Magistris. È una studentessa appassionata di attività di palestra, di nuoto e di danza. Sogna di diventare una criminologa, lei è Martina De Magistris, numero 13. In questo body rosso fiammante firmato Falcone, la numero 14 da Pescara, Vanessa Clerico, è una studentessa, la palestra e la moda sono le sue passioni più grandi, sogna un futuro da stilista di moda. Lei è Vanessa Clerico, numero 14. Sempre insieme ragazze, numero 13 e numero 14 sotto i riflettori della ribalta. Vediamo chi troviamo adesso con il numero 15 da Montesilvano, il momento di Marika Salerno, è una studentessa a cui piace ballare, ascoltare musica e leggere, aspira ad un futuro da estetista, lei è Marika Salerno, numero 15. È arrivato il suo momento, numero 16 da San Buceto di San Giovanni Teatino per Silvia Rantucci. È una studentessa con la passione per il canto e la danza. Vorrebbe diventare proprio un'insegnante di danza. Silvia Rantucci, numero 16. Allora, numero 15 e numero 16, ancora voi in passerella. Siamo pronti, numero 17 da Montesilvano per Agnese Ruggero. Agnese
ascolta musica, pratica le attività di palestra, appassionata di arti grafiche, ma sogna di diventare una nutrizionista. Agnese Ruggero, numero 17, eccola! Andiamo avanti, numero 18, dall'Aquila, dal capoluogo di regione, Ludovica Fontana, è una studentessa con la passione per la musica e lo sport, la pallavolo in modo particolare, aspira a diventare un architetto, lei è Ludovica Fontana, numero 18. Chiudere con il podio olimpionico Falcone, la numero 19 da Pescara, Anna Dincecco. È una studentessa appassionata di palestra, di musica, di danze caraibiche, aspira ad un futuro da hostess di volo. Lei è Anna Dincecco, numero 19. E allora, nuovamente insieme, la numero 17, la numero 18 e la numero 19. Prego ragazze! Intanto salutiamo anche il mister Adriatico che è al seguito, il mister Adriatico in carica, presente tra il pubblico. Bene bene, e allora, come è successo prima, le vogliamo rivedere tutte quante insieme in questo fantastico trenino di ragazze davvero simpatiche, cordiali, hanno creato una grande famiglia assieme ai genitori, agli accompagnatori, e allora le riproponiamo prontamente. Eccole qua le 19 proposte della serata, prego. Battete pure il 5 ragazze, brave, brave, belle e brave, belle e brave. Dammi il 5, Siria, Martina, Vanessa, belle e brave, forza. Bene, bene, è il momento di fare, di raccogliere le schede, ma soprattutto di procedere con la sommatoria dei voti, però lo spettacolo va avanti e va avanti con una colonna portante della nostra macchina organizzativa. L'abbiamo prima seguito nella sigla di apertura del nostro programma, ma adesso lo invitiamo a furor di popolo. Lui è Maurizio Tocco. Facciamo un grande applauso al nostro Maurizio. Ciao Maurizio, come va? Bene, fa freddo più a Roccaraso, dal Polo Nord. Com'è? È una frase ormai molto famosa, molto nota, una battuta che ha fatto il giro del mondo di un grande artista italiano che anche qui a Roccaraso è praticamente di casa,
però per venire a noi Maurizio Tocco cosa dedicherà agli amici, ai numerosi amici che anche con tanto di maglione e giacca sono presenti per seguire le fasi conclusive di Miss Adriatico? Una canzone di un po' di tempo fa senza averti qui, quindi voglio che il pubblico partecipi durante questa canzone. Allora lascio il microfono e voce a Maurizio Tocco. Grazie, smettila. Sulle mani Roccaraso, tutti con questa canzone che conoscete tutti. Su, 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 tutti, 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 scaldiamoci, scaldiamoci. Bravi, bravi. Su, su. Quattro amici che ci tornano giù. Da mercoledì non ti si vede più. Hanno aperto un posto strano, un disco bar, perché non si va, perché non si va. Senza troppa voglia ordiniamo un drink, io che non so che cos'è che faccio qui. Gli altri che mi guardano e si chiedono che cosa hanno. Cosa non va senza averti qui, senza problemi, senza limiti. Non è così bello come dicono, senza averti qui. Su, su, Leo, anche tu, su, su, sì. Non è così bello come dicono. Suoni e immagini dal video jukebox. Questo posto non mi piace neanche un po'. E forse non è il posto, forse sono io quello che non va, quello che e voi perché fate quelle facce lì? Io so che non ci si comporta così, che dovrei essere un po' di compagnia. Non è colpa mia, non è colpa mia, senza averti qui, senza problemi, senza limiti. Non è così bello come dicono, senza averti qui. Non è che ci si senta liberi, non ti passa, dura ore, un attimo. Ehi. Senza averti qui, senza problemi, senza limiti. Non è così bello come dicono, senza averti qui. Grazie. Di più www.missadriatico.it. di Roccaraso che ci ha permesso di essere qui, di svolgere una delle tante tappe itineranti del concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico nella capitale del turismo abruzzese che è Roccaraso. Che bella città, che bella realtà è Roccaraso, ed è davvero un piacere, malgrado il clima non sia quello magari dei giorni scorsi, però è bello esserci. E allora vediamo insieme come si è espressa la giuria. E allora
per consegnare la prima fascia, il primo titolo, chiamo qui l'artista, presentatore, davvero un personaggio eclettico a 360 gradi, vale a dire Maurizio Tocco con la fascia di Miss Bellezza Laila. La qualità del make-up, azienda a livello internazionale che lega il suo nome al concorso di Miss Adriatico. La prima premiata è un esordiente, si tratta di Maria Chiara Di Pillo, Miss Bellezza Laila. Maria Chiara Di Pillo, facciamo sentire un grande applauso. Eccola, incredula, prego, vieni. Poi essere premiate da Maurizio Tocco non è da tutte, Maria Chiara. E allora facciamoci una bella foto, scattano i flash al vostro indirizzo da parte di Eros di Sabatino, il nostro fotoreporter ufficiale, e la passerella conclusiva della Miss Bellezza Laila, Maria Chiara Di Pillo, prego. Ringraziamo Maurizio Tocco. Aspettava, era emozionatissima. Credere nei sogni, Maria Chiara. Complimenti, Miss Bellezza Laila. Puoi andare, grazie. È il momento di coinvolgere qui al centro del palco un altro artista, Jenny Cusopoli, con la fascia di Miss Pastificio Rustichella d'Abruzzo, pastificio artigianale abruzzese dal 1924. Eccolo qui il nostro Jenny che dopo essersi esibito è pronto a consegnare la fascia che andrà a beneficio di Silvia Rantucci. Silvia Rantucci, eccola qua, Silvia Rantucci. Jenny è un esperto in queste... Aspetta, non dove vai via? Facciamoci una bella foto. Vedi che il fotografo è pronto, il nostro Eros di Sabatino. Dopo la foto, la passerella conclusiva della Miss Pastificio Rustichella d'Abruzzo, Silvia Rantucci. Grazie Jenny Cusopoli. Complimenti anche a Silvia Rantucci. Questa sera una giuria di artisti, quindi passiamo da un artista ad un altro per coinvolgere a questo punto Anna Rosini con la fascia di Miss Vini Lampato, azienda di Pianella che produce vini e bollicine di eccellente qualità. Eccola qua la nostra Anna Rosini, pronta a consegnare questa fascia Ludovica Fontana. Ludovica Fontana, eccola! Un altro riconoscimento per lei. Possiamo procedere. È altissima la nostra Ludovica, ma ce l'ha fatta la nostra Anna Rosini. Dopo i bacini, le congratulazioni, la foto ricordo. Facciamoci una foto che sarà immortalata sul sito internet missadriatico.it e sui social. Dopodiché la passerella conclusiva della Miss... della Miss Ludovica Fontana, Miss Vini Lampato. E continuiamo di questo passo. E affinché sia la bellezza a premiare la bellezza, io chiamo qui accanto a me la vincitrice di Fantastica Over, Alessandra Morena, con la fascia di Miss Spiedì Arrosticini, i più buoni perché fatti secondo tradizione. Scatta l'applauso anche dalla Curva Nord, in segno di gradimento nei confronti della nostra premiatrice d'eccezione. Intanto, com'è andata la serata? Allora, bellissima serata, freschetta l'aria, però ci hanno riscaldato, insomma, le ragazze, le miss, con le loro esibizioni, con le loro sfilate. E gli artisti che si sono esibiti, benissimo. Allora, la Miss Spiedì Arrosticini, qui a Roccaraso, risponde al nome di Agnese Ruggero. Eccola! Agnese, eccola!
Alessandra a fasciarmi. Il bacino di Alessandra, facciamoci una bella foto con Agnese, sempre sorridente, così come devono essere tutte le ragazze. La foto del nostro Eros di Sabatino, dopodiché la passerella della Miss Spedia Rossicini, Agnese Ruggero. Complimenti Agnese, simpaticissima. Noi al termine consegneremo anche dei premi a fine stagione, il premio simpatia, il premio fedeltà, davvero tanti riconoscimenti importanti e di qualità, oltre che ci saranno delle sorprese a fine tour, delle sorprese davvero molto gradevoli. Andiamo avanti per consegnare un'altra fascia relativa a un titolo storico del nostro concorso, Miss Caffè Mocambo, il caffè italiano conosciuto nel mondo. Chiamo Dario Valentini, eccolo qua, il libero professionista, giovane libero professionista. Intanto si è divertito in giuria? Devo dire una serata veramente carina. Benissimo, allora, Miss Caffè Mocambo, stai molto attento nel fasciare la nostra Miss, perché è la prima volta. La Miss Caffè Mocambo della serata è Alice Patragnone. Alice! E qua si balla, così ci riscaldiamo. E Alice è una grande ballerina. Allora, intanto premiamola. Ah, perfetto, bravo. Bravo al nostro premiatore, a Dario Valentini. Dopo il bacino facciamoci una bella foto. D'altra parte, questo libero professionista è anche un bel ragazzo. Potrebbe partecipare alle sfilate di Mister Adriatico. Allora, dopo la premiazione, la passerella della Miss Caffè Mocambo, Alice Patragnone. De todo un poco. Yo quiero vivir. Reír y quiero sentir, pero de todo un poco. Saliamo sempre più in alto, e allora per consegnare la fascia di Miss Intimo Unigros, intimo di qualità e per tutte le età, io ringrazio la famiglia Massullo, responsabile di questo marchio prestigioso, che ci ha messo a disposizione al centro Ibisco di Città Sant'Angelo una struttura immensa, interamente dedicata alle sfilate di moda, una struttura ribattezzata il Pala Moda d'Abruzzo, dove recentemente anche il nostro governatore d'Abruzzo Marco Marsilio, presidente della regione, ha avuto modo di indossare i capi della Brioni, i capi di James Bond, agente 007, in una bella sfilata che è rimasta proprio nella storia della moda della nostra regione. E allora per consegnare questa fascia chiamo Francesco Silvestri, maestro di sci, eccolo qui, e non solo. Facciamo un applauso anche ai premiatori. È il momento di Francesco Silvestri con questa fascia. Intanto, com'è andata la manifestazione? Si è divertito? Molto, bellissimo. E... va bene. Allora, benissimo. Allora, la Miss Intimo Unigros porta la firma di Perla di Giampaolo. Perla! Eccola, che arriva! E il nostro Francesco Silvestri pronto a fasciarla con questo titolo importante. Facciamoci una foto dopo le congratulazioni, facciamoci una bella foto con Perla di Giampaolo e Francesco Silvestri, dopodiché la passerella conclusiva della Miss Intimo Unigros, Perla di Giampaolo. E come in ogni manifestazione che si rispetti non può mancare il dottore. E allora chiamiamo il dottor Roberto Migliaccio, un applauso per lui. Dottore, venga qui con la fascia di Miss Acqua e Sapone, articoli per la bellezza personale e per la casa, più di 750 punti vendita in tutta Italia per il main sponsor del nostro concorso. Intanto lei che serata ha trascorso insieme a noi? Una bellissima serata con un'iniezione di gioventù.
un'iniezione di gioventù che non guasta mai, giusto? Assolutamente, benissimo. La Miss Acqua e Sapone questa sera risponde al nome di Siria Buccella. Siria! Eccola, Siria che arriva! Neo dottoressa in criminologia! Quindi dopo la laurea arriva questo titolo importante, davvero un momento importante anche per la nostra Siria Buccella, fotografata da Eros di Sabatino, e dopo la foto la passerella della Miss Acqua e Sapone, Siria Buccella. Bene, bene, bene. E allora, siamo arrivati al momento clou. Tra poco conosceremo chi rappresenterà Roccaraso alla finalissima regionale, successivamente alla finalissima nazionale del concorso. Per consegnare la fascia e il diadema della stilista Monia Monti di Montesilvano, che lo ha realizzato appositamente per questa circostanza, chiamo il manager Massimo Di Francesco e la coreografa del concorso Barbara Di Marco. Un applauso per loro, venite, venite, assieme alla detentrice del titolo, la madrina della serata, Silvia Severo, venite qui al centro, venite al centro. Allora Massimo, intanto io vorrei salutare tutta l'amministrazione comunale, a partire dal sindaco, perché è davvero un piacere essere qui a Roccaraso tra tanta bella gente. Allora Paolo, innanzitutto volevo fare un ringraziamento a te, che è un presentatore showman number one, è veramente un applauso, lo merita questo ragazzo. Io lo chiamo ragazzo perché comunque è giovane, eccentrico e number one. Organizza, diciamo, questi spettacoli da una vita, molto preparato, veramente in gamba, e credo che Miss Adriatico lo vedremo tra qualche giorno, se non sbaglio, su Rete 8, vero? Su Rete 8, di questa bellissima manifestazione svolta qui oggi 22 agosto a Piazza Giovanni Leone a Roccaraso, si vedrà su Rete 8. Magari molti sono di, diciamo, di Napoli, campani, però chi può, magari insomma il pubblico locale, può vedere la trasmissione su Rete 8 di Miss Adriatico e anche il canale 75. Se permettete, io volevo, già anche se l'ha fatto lui, però io personalmente volevo ringraziare ulteriormente l'amministrazione comunale di Roccaraso, che si prodiga ogni anno, veramente un grosso applauso da parte nostra, ma penso senz'altro anche da parte vostra. Su, 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 su. L'amministrazione comunale che si prodiga veramente tanto, 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 e soprattutto nella persona di speciale, io lo dico speciale perché veramente molto umano e di una sensibilità unica, io che lo conosco da tanto tempo, permettetelo di dirmelo, il sindaco Francesco Di Donato. Un grosso applauso, grazie sindaco, e grazie a lui se riusciamo a fare tutte queste bellissime e stupende serate. Bene, a questo punto c'è la premiazione, cedo a te il microfono, certo. Numero uno, Paolo Minnucci. Grazie Massimo, simpaticissimo. Barbara, una serata particolare, perché per una volta tanto non abbiamo sofferto il caldo. Non abbiamo sofferto il caldo, però Paolo, è una location meravigliosa. Io ringrazierei anche Massimo, che è stato lui che ci ha portati fin qui. Quindi ringrazio Massimo, perché Roccaraso è stupenda e guarda quanta gente. È stata una serata meravigliosa, quindi sono felicissima di essere qui e spero che torneremo anche l'anno prossimo. Lo speriamo tutti, si è divertita anche la detentrice del titolo, che questa sera ha ricevuto tanti meritati applausi. Silvia Severo, ti sei divertita? Sì, tantissimo, grazie mille Paolo e grazie a tutta l'amministrazione comunale. Benissimo, e allora io mi faccio da parte, vi lascio la scena, per così dire, per accogliere la reginetta della serata. In piazza Giovanni Leone vince e accede di diritto alla finalissima regionale del prossimo 27 agosto, Alicia Strugaru! Alicia Strugaru vince a Roccaraso Miss Adriatico! Eccola! Le congratulazioni della coreografa Barbara Di Marco, i complimenti
di Silvia Severo, ma anche quelli del premio attore d'eccezione, il manager Massimo Di Francesco. Allora andiamo con la consegna della fascia, mettiamola bene la fascia, così, ok? Mettiamo anche la coroncina, Barbara, procediamo con i cerimoniali d'obbligo, la coroncina, il diadema della stilista Monia Monti, facciamoci una bella foto che sarà immortalata sui social, sul sito missadriatico.it e sui quotidiani regionali, e dopo le foto la passerella conclusiva della reginetta della serata. A Roccaraso vince Alicia Strugaru. Dopo l'abbraccio platonico del pubblico di Roccaraso, non mi resta che salutarvi, augurarvi tante belle cose, ancora buona estate a tutti, ciao da Roccaraso!